Zaini, borracce, kit survival e di primo soccorso, scarpe, torce frontali e manuali. Insomma, l'attrezzatura di noi escursionisti può essere vasta come una sorta di panorama in cui si intravede la linea dell'orizzonte. Tuttavia, lo strumento, e ripeto, strumento, che ognuno di noi ha più a cuore, non serve che vi dica quale sia. Ebbene, dopo aver fatto molti video dove ho illustrato le varie tipologie di coltelli, quest'oggi vorrei prendere in esame l'aspetto psicologico e non tecnico che lega un escursionista al suo coltello. L'importanza di questo strumento oramai è risaputa, un discorso che oramai è stato assimilato perfettamente. Ma come mai si prende così tanto a cuore? Questo è un dato di fatto, le visualizzazioni stesse di un video a riguardo dei coltelli ne sono una chiara testimonianza. Avendo studiato psicologia, ho voluto cercare di puntare i riflettori su questo tipo di legame che c'è tra un esploratore ed il suo coltello. Spesso ho sentito dire: il coltello è un amico. E non posso di certo smentire questa frase in quanto immersi nelle vegetazioni, nel cuore pulsante della natura, il coltello si rivela, in casi particolari, un utensile a cui affidiamo la nostra vita. Ma ragionando in termini di psicologia, ho trovato svariate scuole di pensiero. Quella che ritengo la più esatta, che si interpone tra l'oggettivo ed il soggettivo, è una teoria da me formulata e che ritengo la più attendibile. Ma dobbiamo per un attimo mettere da parte il coltello per puntare lo sguardo ad un altro contesto. Ho da sempre ritenuto giusto condurre una vita che sia metaforicamente accostata alla bilancia a due piatti. Noi tutti viviamo in un'epoca tecnologica, direi anche troppo. Nulla da obiettare perché altrimenti non ero qui a fare video da condividere in tutta Italia. Tuttavia, il troppo storpia, sempre. Ed ecco che la bilancia pende tutta sul piatto dell'informatica, ma noi, per nostra natura, non siamo unilaterali, siamo esseri viventi che hanno bisogno di tante cose. Avete mai prestato attenzione a quanto le escursioni ed il contatto con la natura sta sempre più prendendo piede negli ultimi tempi? Non solo, anche imparare tecniche che rasentano quasi quelle primitive. C'è questa necessità di ritornare alle nostre origini, dopo che ci hanno riempito fino al midollo di cellulari, computer ed affini. Non solo, oggi è l'era dell'apparire e non quella dell'essere. Si è immersi in una società in cui ci sono regole ferree, tanto quanto inutili, se non vengono seguite, c'è la pena dell'emarginazione. Eccomi arrivato al nocciolo della questione. Abbiamo bisogno di tecnologia tanto quanto di abbracciare un albero. Far ritornare la nostra bilancia con i due piatti allineati. E qui salta fuori la frase che lascia intendere molto. Mi riferisco a darci un taglio, staccare la spina. Secondo voi, cosa significa realmente staccare la spina? Fare un break, ovviamente. Ma cosa succede se qualcuno di noi stacca veramente una spina dalla presa? Succede una divisione. Lo strumento più caro a tutti noi escursionisti,
in qualunque metodo venga impiegato, provoca una divisione. Questo accade con il batoning su un pezzo di legno, oppure più semplicemente tagliare una mela in due o tre spicchi. Insomma, il coltello è sì un valido utensile di cui in escursione non si può farne a meno. È vera la frase "il coltello è un amico", ma è altrettanto vero che inconsciamente portiamo nello zaino un rappresentante, fatto di acciaio, della divisione da uno stile di vita di cui ne siamo oramai saturi. Ed ecco che spesso e volentieri tutto ruota attorno al coltello. Sembra proprio essere il maggior fulcro su cui ruota la necessità di staccarci, almeno per un po', dal solito scenario. Sono arrivato a questa conclusione sulla base dei miei studi in merito alla psicologia. Come saprete, esistono tante fobie. Ce ne sono tante quante se ne possono inventare. Come dice in un libro il professor Giorgio Nardone della terapia breve strategica. Ho conosciuto persone che avevano una grande fobia verso oggetti che ci ritroviamo in mano quasi tutti i giorni, senza nemmeno accorgercene, ma per alcuni sono l'inferno. Quando sento qualcuno che mi confida una sua fobia verso un oggetto particolare, la prima domanda che mi faccio è proprio questa: qual è la funzione di quell'oggetto? A seguire mi domando per cosa è stato pensato e realizzato quell'oggetto, che tracce lascia dopo l'utilizzo? Beh, è assolutamente chiaro che chi ad esempio ha la fobia delle forbici, perché c'è anche quella, non preoccupatevi, ha essenzialmente un trauma legato ad un avvenimento molto molto particolare e in maniera molto simile a quella del coltello. Infatti, anche le forbici, in qualunque modo vengano impiegate, essenzialmente dividono in due o più porzioni. È una fobia che potrebbe manifestarsi dopo un abbandono, un lutto o un tradimento. Bene ragazzi, eccoci al termine di questo video. Spero che non vi ho annoiati in questo piccolo viaggio dentro la mente, che attraverso particolari oggetti ci fa avere una risposta emotiva verso tematiche molto particolari. E vi do appuntamento alla seconda parte dell'escursione a Castel Giuliano. Sto ancora organizzando perché, senza promettervi nulla, potrebbe esserci la possibilità di avere un ospite davvero illustre. A presto e grazie per aver visionato questo video.